Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui con Dragon Ball Xenoverse 2, pronti a proseguire con la storia. It's over, Frieza! È finita, Frieza! For all of you! Over here, quickly! Ci è mancato davvero poco, siamo quasi saltati in aria con il pianeta. Oh, accidenti, la Terra è stata distrutta. È stato Freezer, lui è in grado di sopravvivere nel vuoto dello spazio. Capisco, direi che è molto astuto. Ma chi se ne importa? Che ne è dei miei profiteroli? Non ho intenzione di darmene a casa a stomaco vuoto. Non è stata colpa mia, la responsabile è una donna di nome Towa. Towa ha utilizzato i sistemi di comunicazione del covo del tempo per attirarti qui, Lord Bills. Sembra che Towa abbia usato qualche dispositivo per fingersi il Kaioshin del tempo. Nella storia reale, quando la Terra è stata distrutta, Whis ha fatto tornare indietro il tempo per ricrearla. Però, dato che siete qui, ora non puoi farlo, la storia è stata cambiata. Mi sa che questa volta ci hanno fregato, Lord Beerus. Ah, davvero? Nessuno prende in giro un dio della distruzione. Dove si trova questa Towa? La spasserò via. Mi spiace, non lo sappiamo con certezza. Però stanno cercando di cambiare la storia. Forse rimettendo tutto a posto si faranno avanti, forse. Whis? Ho capito, provvedo subito. Riporteremo la storia alla normalità. Inizierò a far tornare indietro il tempo. Hai a disposizione un solo istante. Si combatte! Fratelli temibili, ritorno, sconfiggi tutti i nemici. Vai, sconfiggiamoli tutti. Andiamo ad aiutare Goku che sta andando... sta morendo. E anche Culebra K.O. Grazie, ci hai davvero dato una mano. Comunque tu chi saresti? Scommetto che non sei una delle conoscenze di Bulma. Avanti, non c'è motivo di fare queste domande, dovremmo soltanto essere riconoscenti. Non so perché, ma non credo che questa sia la prima volta che mi aiuti. Comunque sappi che se a me avrai bisogno di una mano potrai contare su di me. Bye bye! Oggi hai fatto un ottimo lavoro. È stato un bel disastro, meno male che alla fine è andato tutto a posto. Niente a posto, Towa non si è fatta vedere. Che scocciatura, devo assolutamente trovare un modo per scaricare la tensione. Ti spiacerebbe se distruggessi questo posto? Per favore, non farlo. Ascoltami, Toki Toki ha finalmente deposto l'uovo. Non bisogna fare chiasso. Certo che ci sai proprio fare con le parole, eh? Davvero? Toki Toki ha deposto un uovo? Ecco un evento che merita di essere celebrato. Lord Bills, sai bene che non posso permettere che l'uovo venga distrutto, vero? Se hai bisogno di sfogarti, perché non imprigioni il vecchio Kaio? Oh sì, se ti può essere d'aiuto, prego, fallo pure. Un attimo, ma che cosa state dicendo? Non ho intenzione di lasciarmi imprigionare. Che peccato, purtroppo sembra che non ci sia altra scelta. Se vuoi, Lord Bills, ti darò una mano a rilasciare la tensione. Oh, ne è passato di tempo dal nostro ultimo scontro, sarà divertente. E tu cosa mi dici? Non ti capiterà spesso l'occasione di allenarti in questo modo? Oh, cerchi davvero di tramutare uno dei nostri migliori dipendenti nel nuovo dio della distruzione, eh? Forse. Ci saranno altre battaglie molto impegnative, giusto? È sempre meglio essere preparati. Whis non propone combattimenti a cuor leggero, ti consiglio di non lasciarti scappare l'occasione. Per prima cosa dovrai trovare il luogo più adatto, ti chiamerò una volta che sarà tutto pronto. Ecco, parliamo con Whis. Allenamento, il capriccio di Whis, sconfiggi Whis. Whis may serve as intent, but he's also my instructor. So don't hold back on him. Give him all you've got, understood? Oh dear. Ti trasformo in Super Saiyan God. Sei finito, Whis.
Daniel, prenditi questa famosa mea! Ha schivato sto bastardello. Allora beccati la super black Kamehameha! Ha ricevuto giusto qualche colpettino. Beccatela! Questa volta te la sei beccata! Ah, ma sono da solo, Lord Beast è andato! Ma non importa, ti sconfiggerò ugualmente! Mi ha beccato più poco stavolta. Beccatela tu! Ah, non hai più vigore! E adesso ne approfitto! Sei finito, Whis! Ah, ora mi sento meglio. Mi sembri più tranquillo, Roll Bills. Sono ancora infastidito per il tuo scarabocchio, però. Calmati, dai, mentre torniamo a casa ci fermeremo a prendere del sushi. E va bene, sì, mi sembra un'ottima idea. Allora lascerò a voi la distruzione di Towa. Bene, ci penseremo noi. Consegneremo alla giustizia tutti coloro che oseranno interferire con la storia. Bene, allora ci vediamo. Ma chi pensa di essere per parlarmi in quel modo? Ehi, guarda che ti sento! Ma io non ho detto nulla! Statevi bene! Adesso Towa sa persino come violare il nostro sistema di comunicazione. Continuano a giocarci dei brutti scherzi. Questo però significa che sono a corto di opzioni. Tarless, Slug, Cooler, Broly, Janemba non sono rimasti molti guerrieri di quel livello. Lo scontro con Mira si fa sempre più vicino. Dobbiamo difendere la storia dell'universo. Giusto! Giuro che la pagheranno per aver fatto infuriare Lord Bills. Certo. Come mai all'improvviso tutto questo entusiasmo? Per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare a 200 iscritti, possiamo farcela! Lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao ciao!